Ciao. Forse due. O meglio. Quello dà fastidio. Cos'è quello? Lo spiraglio di luce della finestra. Cioè non. Sì. Ok. Sì. Va bene. Bea? Forse ci si sente un po' piano. Ci si sente piano rispetto al gioco o ci si sente piano e basta? Il gioco lo senti? Penso ci si senta un po' piano e basta. Vabbè, parliamo più forte. Ora? Ba 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 ba. Ora è con l'aggiunta. Ba ba ba, ora è senza. Ba senza con. Senza con. Controlla adesso. Io qua i livelli li vedo. Ora meglio. Ora meglio. Va molto meglio. Sai quella cosa bella? Ho messo dei filtri dove se hai la voce troppo bassa ti alza l'audio, se hai la voce troppo alta te abbassa. Quindi tipo fai un urlo. Vai. Vedi che non sale più di così. Ora io parlo piano. Ba, 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 ba. Vedi che però più o meno la soglia è la stessa. Fai a. 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 Visto? Cioè se fosse senza io sarei qui, tu saresti qua. E boh, basta. Esploderebbe tutto. Esatto. E ricordati, controlla, senti l'audio. Allora, hai delle considerazioni da fare tu? Dove eravamo rimasti? Bea non ti si vede. Sì, allora, un attimo. Ok.
Per favore. Siamo nei Blue Creek Apartments. Guarda bene in giro che ti sei perso l'enigma. No, io guardo sempre tutto. Ma cos'è che enigma? Quello del mobile. Ah, quello ancora. Luxolista è ancora. Vabbè. Allora, dov'è? Siamo nell'Otherworld dei sì. Blue Creek Apartment e non abbiamo la mappa per ora. Non ci siamo arrivati lì. Abbiamo visto Pyramided e siamo andati dove è andato lui. Ah. Che c'era la porta per tornare indietro, quella per attraversare i due palazzi. Allora, una piccola considerazione sulle foto che ci abbiamo pensato. Ah, già, un po'. È vero. E anche su questo fazzoletto. Questo fazzoletto viene messo in personale insieme alla lettera di Mary e la foto. E quindi è suo, e va bene. Per forza. Però dico... gialli poi. Le... fieri gialli. Sì, le foto intanto hanno una sezione nell'inventario per tutta per loro. E quindi questo fa pensare che non siano semplicemente degli oggetti da trovare per combinare o per fare un codice, non lo so. Gli umili esordi della carriera coi fogli di carta e l'altro San Valentino. Puoi sentire sono un secondo, però se c'è l'audio del gioco da alzare un pochino. Anche secondo addirittura, me. Ma non c'è niente. Io lo alzerei. Forse avevi paura. Come che fai? No, non toccare. Non c'è uno sparo, non c'è niente. Scusa. Se non fa eco, alzala comunque un po'. Ehi. Bene così. Ah. Aspetta. Ma fa riverbero. Cosa? Fa eco il gioco. No. E allora alzalo comunque un po'. Cioè, dai. No, è un gioco oro. Sto aspettando. No, l'audio sente giusto. Senti che i suoni di pistola e i passi si sentono giusti. Non l'ho sentito, sì, ma sarebbe più apprezzabile anche per noi. Così. Ma non sto parlando di quello. Bea mi ha fatto una domanda prima. Così? Ah. Cioè, solo... basta. Se no, poi... se già prendere la pistola in mano, sente... Benissimo. Pensa quando sparo. Andiamo. Vado. Allora. Barocco. È tutto marcio. Una poltrona. Due proiettili. Meglio che meglio di uno. Già grazie che l'ha trovato. Bravo che cammini quieto. Mappa. Anche la mappa è marcia. Dobbiamo rifare tutto da capo. Sì, per forza. E siamo anche dall'altra negli altri appartamenti. Sì. Sì, non è che dobbiamo hanno fare la a capo. Stessa pianta però, quindi devi comunque. Lady Gaga. Perché ha il zeppone. Guarda se tu è diverso. Guarda che è un mannequin. Ma allora, intanto è più sporco e più brutto, ma non so se hai notato, non ha fatto ha fatto sì. Ed è arrivato più lontano. Sì, comunque le gambe da mannequin è... No, le gambe sono sempre... più veloce. Oh! È una novità questa. Quindi ci sono... Cioè, sì. Cambiano anche in base a se sono Otherworld o no. Bello, bello. Mi gusta, però non mi gustano i mannequin, ma adesso ho ancora più paura di cosa facciano. No, ce l'hai di là, mi sa. Sei chiuso. Le scale. No, non c'è. Che caveri, vai nella porta chiusa, torna indietro, che devi fare? Le finestre, ti sei perso qualcosa? Compri il muro. Ah.
mappe rovinate. Eccolo. Vediamo se lo fa uno. Sento anche. Eccolo. Eccolo, sono. No, quello è. Non si sa. Dov'è il manequin? È andato via, lo sai che sono. Spaventato, si è nascosto. Mi ricordi ogni 2 secondi, ogni 30, quando che vuoi, di non premere triangolo per la mappa? Non premere triangolo per la mappa. E torno indietro. Io ho paura di usare la pistola. Guardate. Nella maschera, nella maschera. Non mi voglio far assalire tutto insieme. Non capisco mai, io mi giro ma non sembra di vederlo, no? Eccolo. Oddio. Oh, mi ha colpito in faccia. Un ginocchio. Perché te li colpisci di... Ma perché fa l'ultimo? Beh, l'audio. Perché esplode. Eh sì. Eh sì, con la stringa proprio una figa. Mi hanno detto che è così. Di lui trova le siringhe così le usa e lo curano. Beh, all'audio si sente la cassa, problemi. Non mi pare. Okay. Ce lo dici. Bene, allora. È forte la cassa, eh. Te l'avevo... Hai visto? Te l'avevo detto. Tu mi hai detto cosa? Sono di io. Di usare la cassa. Pira. La pira. Pira. Lugubre. Perciò adesso ricordati che se trovi del muro un po' rovinato lo penso a casa. Questa non sai dove da. C'è la M. La M. Le falene! La M. M di cosa? Mary. Maria. Può essere. Matto. Ma noi che piano siamo? Secondo. Sono ma... No, ce n'è. No, sono mani... Drappi. Ah, quello è un manichino. Vedi che c'ha lo stand. Quelli c'hanno le gambe e dei teli sopra, quindi per quanto mi riguarda possono essere qualsiasi cosa. Salute. Grazie. Non sa stare utile, Bea. No. Non è vero. Salva, adesso salva. Drappo, drappo. Allora, l'orologio. Henry scappa da Scott, si nasconde spaventato. È corso a ovest sull'altro lato. Ma ecco che arriva Mildred. Con ignota iniziativa, Scott è sdraiato a faccia in giù. Non la vede mentre arriva. Gregory, siamo nei Blue Creek Apartment, appena arrivati. Ciao. Ma... Saluta! Ciao! Ciao. Sono le lancette. Sono le parla delle lancette? Sì. Ah, Harry Mildred Scott, giusto. Che si chiamavano così. Sì. Ok. Mo trova sto orologio. Salva anche magari. E lì sotto, anche il jukebox era sotto il drappo e anche il mobile era sotto il drappo, quindi gli enigmi sono ricoperti sempre dai drappi. No, sempre. Beh, sempre. Se li trovi, tu vabbè, guarda. Attualmente sì. Ok. Mettiamo. Devi trovare le lancette. Non ce le ho. Quale devo trovare pure, capito? Sì. Ecco. Mamma mia. Sono due lancette. È uguale, solo che hanno cancellato qui, qui e qui. Così è ancora più difficile. Però okay. Noi lo sappiamo. La terza lancetta per i primi due nomi. Dissociato. C'è qualcosa, c'era qualcosa scritto lì.
No, è grata. Qua? Che cosa? Ma no! Che luce era quella? Traditore! Maledetto! Madonna, come si prepara a fare il brutto. Guarda che quando li colpisci è sempre incazzato invece. No, ho fatto. Vabbè, la rale urla sì, ti fanno cagare. Bello questo incontro con la televisore. Drappi moro. Drumo. Mi piace molto questa cosa del muro. Oh. Le munizioni nella culla. La culla di oro. La culla di oro. Quella. Figlia del. Cosa fai? Non va stato un po'. Forse si sentiva un po'. Quando li colpisci si sente un po'. Che noia! Io sto morendo di fame. Io non capisco dove sono. Ma la mappa non ce l'hai? I tizi. Ah, è bellino. Di lì puoi uscire. Fatto! No! Ma dove uscire? Dalla porta! Dalla stanza! Ma che brutto! Ma si è rotolato fuori, tipo. Secondo me l'hanno spinto. Qui posso uscire. Era un cesso. Di munizioni del. Oh, ma quanti colpi ho però? Ma te l'ho detto già l'altra volta che non è un buon segno. No. Apri la mappa, non con triangolo. No, vabbè, non. Dove siamo? Scala del balcone. Ma c'è la scala, sì. La scala aperta. Drappeggiamento. Con che leggiatria? È già morto. Credo. Oh. Bello questo calcio. Sei esaurito, però. Nell'aria. Ti sei spostato. Fatto. Basta. Cos'è? E lì ci sono dei colpi, ma quindi lì ci arriva. Vuoi prenotare? Prenotiamo già, tanto arriverà per le 7:30. Oh. Arrivo, ragazzi. Sì, sì. Tanti morti già. Tanti. Posso le falene per terra. Scia di falene. La porta. Mi chiamano. Ma chi è? Ma tu. Ma non hai detto che non si disturba. Qua adesso, no, due settimane che non si fa sentire. Veramente, lascia perdere. Non è proprio il ma non si fa. Non è il moment act. Ma non si fanno queste cose poi. Ah. Allora. Che ho? Lui è sveglio. Posso fumare il pacco? Sì. Ma non. No. No, ma mi ha chiamato mia madre, vabbè. Perché lagga così? Io sento adesso che tu dici che ti è arrivata la chiamata. Minchia, è tardi allora. È tardi. 30 secondi indietro. Più o meno. No, aspetta. Non è come la devi messa l'altra volta. Più o meno sì. Niente. Qua un muro che si spacca. Sì. Io guardo tutto.
No, qui si passa. Si va nel corridoio. Di là c'è qualcuno. Allora, vai. C'è una zona che è sporca e non puoi vedere. Guarda quante sono. No. Ma. Se ci cammini sopra. Ho capito, prima non lo faceva. Ma tutto sto casino per dei proiettili. C'è una sedia a rotelle. Hai ragione. Però comunque tutti questi morti qua io non te li spieghi, no? Allora, l'altra volta li abbiamo visti solo quando poi abbiamo beccato Piramide Terra. Che violentava due mani. Sì. Ti bennava, insomma. Ma guarda quanti! Non è mai passato qualcuno di qua. Beh, ma per come è messo James è capace che è passato lui, non si ricorda. Con le siringhe antiche che si fa. Le siringhe antiche, bello. Lì dietro c'è qualcosa. L'hai sentito? Vai piano. Lì c'è da usare una chiave. Visto sulla chat? No, non serve, credo che è ovvio, la chat è fatta per quello. Va bene, sì. Ah, ecco, si sposta. Ah, vabbè, ma solo scorciatoie. Stavetta lì sotto. C'è una lancetta. Una radio appesa. Con una lancetta. È vero. È vero. Devi tirarla giù. Non lo so, poi. Penso che potrebbe servire. Perché te la fa vedere. Sì, comunque. Vabbè. Un panino del McDonald's non può costare 10 euro. Quale? Uno di quelli grossi. Di piccoli. Ma assurdo. È quella del jukebox. Ma c'è qualcuno che la sta suonando? No, è la radio. Ah. Però dico, è quella del jukebox. Sì, sì. Ma... catene. Secondo me devi andare. Scusa, sotto alla radio cosa c'è? La poltrona. Un tavolo. Calici. Non si può. Non può. No, non si può salire. Non si può. Ehi, ehi. Ehi, ehi. Qua? Devi trovare la valvola. Aprolo! Non c'è una valvola, li deve trovare. Quindi è tutto un trovare qualcosa per trovare un qualcos'altro. Ma sì. Che serve a qualcos'altro. Chiudo lei. Da 306. Ma... abbiamo aperto la 306. E la sopra Valvolox. Valvolox. E vabbè. Mira. Oh, sì, così fatto, così fatto. Ah, dai. Via, via, via. Okay. Tutti quelli che erano morti di là saranno qua. Che? Tutti quelli che erano morti di là. Per tanti che ce n'erano morti di là, ce ne saranno adesso tanti qua. Ovviamente. Secondo me è tipo nella nuvola che viene su che non puoi camminare. Quello era chiaro. Non continui ad andarci dentro. Senti, io devo... ho un repertorio. Che la destra?
C'era del sangue. Mi è parso di vedere. No. Sangue. Sì. Sangue. Allora, 306 di là. Oh, dove? Era dietro il pilastro questo, se lo dico io, il muro. Bravo, pirici, pirici. Radio. Non è lui. Chi è? Che verso è? Ma che vento era? Boh. Ci hanno tutto OAC per mettere questa. Ma questo cosa è lei in figure, non fa OAC. Ma questo non facevo OAC. Infatti non facevo OAC. Dai! È veramente un casino il combattimento. Che c'è James che è una pippa, è scarso, fa schifo. Ma... e questi sono fortissimi. No, aspetta, aspetta. Drappo, Gio. Ma... no. Non è una buona cosa quando si spengono le luci così. Mi viene l'ampia. A me sembra che imparano in testa. No, c'è il mannequin. Che si è andato a nascondere. Una mano sulla... non so dove però. Sinistra. È andato da quella parte. Guarda, non che ci sono i segni per terra. Eh sì. No, il fatto è che se lui è fermo non fa lo statico la radio. Ma è così colpito. Aia. Ma è scappato. Ma non le porti più. Oh. Ok, manca il mane quindi. Madonna santa, ma come fai a essere così veloce? Me lo spieghi? Dio! No! C'ha quattro gambe. Cioè sì, sotto ce li ha però. Io ho sentito una donna che diceva "Ai". Hai visto quanti giri ho fatto qui per vedere se c'era? No. Una donna, sono donne quelle. Ma che faceva? Ai? Guarda la gamba che così, praticamente. Sul forno. Ma ti ho detto, guarda che zeppa che c'ha. È vero. È simpatico. Ma cosa ho girato? Cioè... è la monopole. Ti serve per l'altro... vabbè. L'altro. Quanti specchi rotti. Oh, questa si... Quindi devi guardare pure le vetrine. Meglio così. Dove va? È andato via? Perché è andato via? C'aveva gli affari suoi anche lui. Hai visto? Ma ti ho visto andare via adesso! Bello! Dai, non ci ricordi più! Guarda, guarda, guarda che fa le espressioni. Oh! Lui però non ce l'ha le zeppe fighe come l'altro. Dai, moncherini, cosa? Sì. C'ha solo i piedi. Dove devo... manopola. Dove c'è... se radio. Deve... sì, però è... oh, è gioco. Da dietro, da dietro! Ah! No, no, no. Ah, no, no. Pistola, pistola, pistola! Oh! Vai. Ma in tre però no, eh. Ah! Abbiamo ma tutti gli sono occhi sporchi. Ma che uscito? Di prima. Curiti. TikTok, TikTok. Ho troppa paura di usare sta pistola, però adesso va usata.
E siamo solo all'inizio. È sempre, ogni tanto si sente quella porta in distanza. Era più lontana stavolta. Dici? Sì, sì, sì. Più vicino. Radio. Che devo fare? Bea. Alla fine mi sento Mac. No, si è rotta. Vabbè, ma devi prendere la lancetta. È una. Hai sentito? Sì, in lontananza c'è un mosso, sento. Ma no, noi siamo arrivati da qui. Vabbè. Oh. Ah, ok. Purity. Ho capito al Purity. Sì, ma devi fare piano. Ho tirato giù la piano. Qua è chiuso. Vai giù. Ma una torcia un po' più grande, no? No. No, è proprio questa cosa che è... H. Devi aver paura perché... Sulle farene M po- c'era. Sì. Ok. M. Vabbè, H non è... Ma se M sta per Mary, H per cosa sta? Yeah. Oh! Uno. Oh, non la può... finestra. No. Però ho bussato forte, finestra da rompere. Puoi entrare. Ah, io posso entrare. Ma qua ci sono già stato. Sì, perché c'è il foglio della lancetta. Ah, devi trovare un'altra lancetta. No, forse solo una. No, almeno due. Harry scappa da Scott, si nasconde spaventato e corre verso ovest, sull'altro lato. Ma ecco che arriva Mildred. Allora, Harry, Mildred e Scott stanno per hour, second, minute. Non me lo sono spoilerato. Quindi lo so. Harry è la corta. Esatto. L'altra cos'è? Scott e Mildred. Però è lunga. Siamo sicuri che mi servono tutte e due? E va a vedere che cos'hai. No, secondo me è solo una ne ho. Mettila. Vabbè. Io no. Aspetta, abbiamo chiavi. No. Il muro. Ah no. Mi sembra strano che... quella delle ore è di là. Ok. Ma Scott è scritto sotto. Oh. È attivato, quindi. Che ne so. Hai messo solo una lancetta. Sì. E una è sul 2. Non è comparso niente. Non lo posso più usare. Secondo me non compare. Cioè devi capirlo anche dal foglio che abbiamo letto prima. Ma ecco che arriva Mildred. Che ignota iniziativa. Scott è sdraiato a faccia in giù. Non la vede mentre arriva. C'è un'impronta sul tavolino. L'hai vista? Di una mano. Di fianco al foglio. Sì. Però, ingrandisci il foglio. Ah, è vero. Mani e ditate. Sì, ma cos'è successo qui? Ma mani e ditate. Cosa ti ha aperto nel momento? Dici? Sì, non so, vabbè, tu vai in giro. Avrebbe fatto capire. Magari c'è qualcosa di aperto, qualche porta chiusa devi provare adesso. Alla 211 ha suonato Din Don Dan. Tu... Tracca sulla porta. Eh? H. Hours, l'abbiamo proprio detto. Può essere che si sia sbloccata adesso quella delle falene. Sì, vai. Oh! Ehi! Ma tu! Ma vedi che non guardi? Ma cosa avevo guardato? Mi sono fermato! Dov'è? Chi sarà ad aver bussato secondo te? Zio Pest.
Dammi a me. Fai piano però. Sì, anche perché non saprei uccidere nessuno. Finiamo come l'altra volta, che il contributo è stesso morire. Ma tu cosa hai preso, mamma? Nomi crispy e quello con le pere, con la salsa di pere. Guarda lo specchio. Ma... no, non mi riflette comunque. 43 euro avete ordinato solo voi tre? Io ho ordinato un menù Big Mac e due hamburger. Guarda, sul pognone patatine, uccelli ci servono qua. Cos'è che fa vedere? Due uccelli. Ci sono degli uccelli da mettere qua. Sì. Ok. Ma i menù dove sono? Aspetta. Ah, è pieno di uccelli qua. Panini menù. Ma non ho proprio la porta. Qua c'è un muro da rompere. Sì, è andato oltre. No, ma non apro porte finché non ho guardato. Eh? Da dove sono arrivati? Da lì. E ci sono tre porte. E mi ha segnato l'altalena. Se mi prendono i nuggets ti dà fastidio. Mi offenderò tantissimo. Sono tuoi soldi. Lo so. No, sono veramente anche i miei. Sono vostri soldi. Quindi è possibile, non dubito, non chiedo. Guarda, quindi sì o no? Dove ti dico no, non riprendere, no. Ah, sì, magari mi dici no. Ci va un pomello qua, d'uccello. Un pomello? Guarda, quanti uccelli servono? Cazzo. Guarda, no. Guarda prima che esco. Pomello uccelloso. No, non prendo. Devo partire sto ordine. Ma fai tu. Madonna. È tutto guardato? No, ci sono due porte dove stavo andando a vedere. È il muro. Ma quando le porte prima? Ma intanto spacco solo io. Questa è chiusa. Altalena. Quellini, quella lì. È la chiamata altalena. Sì, è un'altalena. Qui manca il pomello. Ok. Guarda le altre allora, porte, c'erano tre porte. È chiusa questa. È una... la sei arrivato. Non ce n'è una terza. In cucina. Che vai? Che va in bagno. Che va in bagno, che belle qua. No, è quel momento. Ah, no, è proprio quel momento. Oddio, vediamo. Neanche la manica si tira su. Cerca. No, così. Non fare lo schifoso che ti piace. Vedi, guarda. Ma troppo ci infila la testa. Che dentro schifo. Guarda, c'ha il braccio lercio. Guarda, c'ha il braccio lercio. Che schifo. Sta succedendo qualcosa. Ma perché tutto trema? Perché hai fatto qualcosa. Ma ormai sta facendo qualcosa. Oh, la. Ho un uccellino lì sopra. L'ho visto. Prendilo. Un uccellino. Ti serve. Non è di lì, dall'altra parte. No. Un uccellino. Guarda come barcolla. Se non è altro a destra, secondo me. No. Mi hai il culo. Ma come fai? Ma barcolla perché? Chissà che male che gli faranno quei tacchi. Veramente. No, ah, quindi sì, c'è il bagno di prima. Non puoi più entrare. Guarda. Guardati bene in giro. Sì, il piccione. Sì, la lancetta. Metti l'uccello. Lì abbassa un po'. Lì la Rai. Ok, ne serve un altro. Torna all'orologio, farà lì dentro. Ma l'orologio si aprirà? Torna, perché torno? Devi mettere l'altra lancetta. Ma aspetta, sto finendo di esplorare. Ma magari lo trovi lì. Cioè. Non abbiamo trovato la porta con la S. Già. Qua si spacca. Apro dall'altra parte. Via. È dietro di te. Ma va, mi avevo già attaccato.
Lì, è lì. Oh, che cos'è? Un lampadario. La gamba del manichino. E può sparare da lì. Cos'è? No, io dico quell'ombra. Ah, è un uccello. Ne ho visto un altro. Oh, perché fa? Perché è tipo un ragno. Tipo carica, non lo so. No, non vedi che a volte fa anche così come i ragni. Cosa guarda? Quello che era appeso. La testa del cigno. Si vedeva la... E di legno. A me sembrava in ceramica. Cosa che scricchia? È l'imposto. L'imposto. È sempre più buio. Vai. L'orologio. Sì. Sì, però devi andare. No, c'è questo corridoio di qua da farci. Era anche nell'originale questo. Con te cosa ha detto? No, ma tu lo sai cosa ha detto? Sono delle teorie. Che dicono? Tipo... mia moglie è andata a lavare le cose e poi è tornata, così io potevo sfogarmi, ma non mi ricordo bene. No. Oh, chi è sul letto? Chi è sul letto? Sembra che c'è qualcuno sotto, è vero, è vero. Tiragli una mazza. Cosa? Mamma mia, guardalo! Oh! Ma che guarda l'ombra, beh, madonna, sei proprio ciecata. Ah! Ah! Non l'avevo visto. Cosa? Un filo. Guarda! Ma è stai lì, no, adesso lo guardo. Ma no, guarda, ma no, secondo me ti esce da qualche parte morto. Sono un manichino, non un mannequin. Sembra... Pensa a te, c'è fatto un sembra una niente, ancora più buio. Più avanti più diventa buio. E vedi com'è il petuolo. Ma abbiamo visto! Ma madonna! Proiettili. Zio pesca. E zia mela. Sì. Orologio, come si torna? Io ho mangiato qualcosa. Andiamo! È arrivato la folla? No. Che arrivo adesso all'orologio, io scusami, non c'è un modo. Dov'è l'orologio? No, non l'ho visto, riapriamo. Qua. Sì, devi... No. Passare da qui, così. E poi? Deve esserci un modo. Come siamo arrivati lì? Noi siamo arrivati, che in questo bagno c'era... Come ci siamo arrivati? È il buco. Quello lì. È vero, poi si è chiuso. Mi poi fa. Quando dopo che è. È vero. Si mappati. Ammappate. Forse devi risolvere questo. E non posso. Devi trovare l'altra. Devi trovare l'altra parte dell'uccello. Volentieri, quando la troverò. Farò sapere. Ammappati. Oh, fermo. Rifaccio il giro, bene. Guarda un po' il giro. Ma quel punto interrogativo cos'è? Sto facendo il giro.
qui ci sono stato io. Boh. Qui no. Non mi ricordo più. Ah, potevo sembrare. No. Ma prova a non puoi tipo picchiare qualcosa nel letto. Picchiare il letto. Picchiare il letto, utilissimo. Magari picchi col quello che c'è sotto. Perché dovrei picchiare il letto? Vieni su, perché si dovrebbe chiudere questa un bagno? Questa stanza è strana, non mi puzza che non devi fare niente. Il pezzo dell'uccello. Sono proprio stupido io. Torna alla stanza dell'uccello. Oh. Manu. Arriva. Mannequin. No, non è male. Comunque questo male. Vabbè, lo evito. Via. Apre le porte. Penso agli uccelli. Qua. Oh. La bilancetta. Lì. Devi combinarli insieme. Oh, vero. Se ti ricordi come si fa. No. L'avevi fatto. Che brutto. È interessante che una parte è normale, l'altra parte è mezza marcia. Come l'Otherworld. E se... andava bilanciato. No, mai rotto. Chiave alata. Chiave dell'uccello. Chiave dell'uccello. Ma è la bilancia. Oh, che... Basta, buchi. È il primo. Ma come fate? Vi siete lanciati in buchi? Senza no, c'è un buco. E devo scendere. Aspetta, davanti ma... a... no, abbiamo trovato l'altra parte dell'uccello. Perché devi dirlo così? Cosa vuol dire? L'altra parte dell'uccello, il corpo? Sì. E qua c'è un buco. Prima non c'era. È sempre brutto. Ora non c'è più. Ehi, non laggare. È sempre brutto. Questo è il vecchio. Il vero, della, il vero, delle monete. Il vero mobile. È un déjà vu? Eh sì. Ok. Déjà vu. La stanza è la stessa? Non lo so. Sa di sì. Non era così otherworldata. Otherworldata. Mi stai dando se troppo... Se tu cose. Volessi venire un pelo più in qua, Bea... Bea, sei tagliata? Bea, sei tagliata. Non voglio coprire mio. No, non lo ricordo. Secondo me, Bea, se vai un... se vai piuttosto un pelo più indietro ti si vede intera e Mish si vede anche di più. No. Beh. Qua chiave. Siamo al primo piano adesso. Ma le lancette le hai fatte? No. Ne manca una. Sto trovando la strada perché per tornare indietro. Non riuscivamo a tornare indietro. No, non è riuscivamo. Il gioco ce lo sta impedendo. Il gioco non voleva no. Farci per noi. Perché qua è più strano? Mi puzza. La riconosco questa porta. Io no. E delle falene? No. Dov'è che deve... tirare la mano e il braccio in un buco nel muro con la ventola. A parte il fatto in quello delle falene. Non c'è la ventola, però vabbè. Vabbè, quello che è. È assenza delle falene accanto al letto, se non sbaglio. Eccola qua. Oh. It's you. Yeah. I'm James. Angela. Angela. Okay. Look, I'm not sure what you're planning, but
There's always another way. Really? What's the point? It's easier just to run. Maybe it's all we deserve. We? Me. You. We're all the same. I'm not like you. Are you afraid? Sorry. It's okay. Did you find your mother? No. Not yet. Did she live here? In this building? I don't know. So all you know is that she lived in this town? What did you say? How did you know that? Well, I just figured because this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. Sorry. Did you find the person that you were looking for? Not yet. Her name's Mary. She's my wife. I'm sorry. Oh, it's okay. I don't know why I think she's here. She died 3 years ago. She's dead? Oh, don't worry, I'm not crazy. At least I don't think so. I have to find my mama. Should I go with you? This town really is dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. No, it's okay. Besides, I'd just slow you down. What about that? Will you hold it for me? Sure. No problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. No! I'm sorry! I've been bad! Please don't! Scusa, ma non ricordavo che lo assalisse di più. Ne ricordavi male. Quella chiave dici che serve a qualcosa? No. Se no, perché qui? Chiave della resilienza. Ma perché non ruota? Cos'è la resilienza? Non ruotata. Di accettare cose che non puoi cambiare. Coltello lasciato ad Angelo è più pesante di quanto sembri. L'originale dice nell'originale menzionava il fatto non intendo usarlo come arma. Sì, ma... però le metto nelle cose personali, quindi non è detto che
il fazzoletto sia per forza di Mary. Ma ha a che fare. Nessuno ha detto che le cose personali sono di Mary. Okay. No, vabbè, prima dicevamo che potrebbe essere. Erano solo su web prima. Ma ti vede come un sfiga. Come un. Sembrava che aveva un elmetto da soldato. Sta iniziando a rovinare un po' il posto, sta diventando un po' più scuro. Chiave della resilienza. Vabbè, può essere solo di queste. Sì. Comunque è saltata una porta prima della resilienza. Madonna. Lì. La 111. Mi dici che cos'è la resilienza? Oh! Oh! È lui! È lui! No, no, no. Un po' più sporco e marcio. Allora, la resilienza sì. È la capacità degli individui di far fronte allo stress e alle avversità uscendone rafforzati. Ok. Quindi non è Angela. Qua c'è S. È chiuso ovviamente. Dobbiamo riuscire a tornare alla stanza dell'orologio. Dietro. Non c'ho niente dietro. Ma non si sa mai, anche le altre volte. Ma erano passi. Verso le flame. Verso la flamme. Verso la flamme. Ma è francese? Sì. E tradotto cosa vuol dire? Verso la fiamma. La siringa antica. È tutto antico. Quella è molto antica. Il drap. È un drappo che copre cose, sai mai. Cale. Perché prende la pistola in mano da solo senza aver fatto niente? Perché sente passi. Guarda che quelle strade lì. Questo déjà vu. Ma dici? Sì! Sì! C'è salito da sotto, quindi non è qua. Quindi non è qua. Oppure. Eh no. O non è qua o lo vedi dopo. Oh. Ma non si doveva. No, io non penso. Non era allagato quel posto. Le scale sì. Ok, però. Infatti, vedi che ci sono le alghe. Sì, 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 sì. Però non mi dà la schermata del déjà vu. Magari dopo lo ritrovo. Te lo ritroverò. Okay. Può darsi. Lì c'è una porta chiusa. Lettera a mano. Torniamo all'orologio. Finalmente. Un altro a destra. Sono due. Crepa, crepa, crepa. Adesso si spacca il gioco. Manca una lancetta. Dici che. Eh sì. Secondo me era solo un bug visivo. No. Ti è crepata, l'ho vista sotto i miei occhi. Va bene. Cosa si è aperto? M. S. No. Secondi. Questo era minuti, scema. Ma. Ma non minuti, non è dove hai preso la lancetta quella. No, secondi. Sì, ma questa è la lancetta dei minuti, Bea. Secondi. Devi andare a prendere la lancetta dei secondi. Sì. Ma dico, la porta che si è sbloccata è M, non S. Sì,
Lui ha detto che si è sbloccata S. Ma manca ancora F. Hai trovato una porta con una S? Sì, sì, ma era chiusa. C'è solo una. Vai, piano. Il buco. È in camera. Che schifo. Mamma mia. Oh, sono un po' di più. Devi scendere. Oh. Luna meno uno. Uno di un dado. No, meno occhio. Meno occhio, dici che occhio. Okay. Morte meno occhio, occhio meno morte. Ok. Un palenone. Un palone. Abbiamo trovato un lucchetto. E dei palenoni. Tanti palenoni. Sì. Fagli vedere a me che? I palenoni. Non c'hanno disegni, sono le sono cose le che hanno di base. Ma uno aveva la luna e questo c'è il cielo. Ah, sì, vai a vedere anche là. Guarda, sì. Guarda questo. Guarda che c'è le lune. Le lune. Non so qua c'ha gli occhi. E l'altro avrà i teschi. No, occhi. C'ha gli occhi. Allora gli occhi, dica se no. Qua c'è il teschio. Devi contare qua c'è il teschio. Per fare la sottrazione. Ma cosa fai? Me le segno perché mi da spaventare. E dove c'è il teschio? Ce n'è allora. Una mezza con le lune e una mezza con l'occhio. Non è che se guardi vedi quanti occhi e quante lune. Un occhio. Due lune. Tre occhi. Tre. E c'è anche me. Ah no. No, da lontano sembra che avesse anche vedi che. Ah, no, è il pallino del cosa. Adesso non lo preparo. E quattro. Quattro lune. Se io. 5 occhi, 5 lune, un testo. 5 occhi, 5 lune. No, occhi e 5 lune, sì. In totale, Un altro. Quindi due teschi sono adesso e 7 lune. Guarda dal buco. C'ero prima mai. Dietro il buco. Vabbè. Ma un c'era posto. Una farfalla. Ah. Cosa c'era? Ah no, è quella. Il paleno. Vabbè. Una palla. È la stessa cosa. No, non è la stessa cosa. Madonna, come sei prepotente. Madonna, come ti senti presa in causa? Queste sono nuove o sono quelle di sempre prima? Quelle. Quindi? Allora. 7 meno 5. 2. Sì. 2 meno... No, 2 più... 5. 7. 7. 5 meno 3. 2. No, mi sa che ho sbagliato qualcosa. E che non è che sono proprio le farfalle, non quanti occhi ci sono. Ma come sono messe? Proviamo. Chi si ricorda quante farfalle erano? Una erano... con gli occhi. Quattro. Una con quattro lune. Due con gli occhi. Tre con gli occhi. Ma queste mezze, magari due mezze vanno contate come una o vanno contate come no, una? No, secondo me va contata come una. Una a una. Ok, allora sono tre. Sì. Due teschi sempre uguale, sempre due teschi. No. Chi vuole la fa? Vabbè, magari sì, non lo so, vediamo. Allora, una luna. Poi. Una luna. Quella è una luna. Due teschi. No, adesso vediamo se fare una cosa. Due lune. Un'altra è questa.
Due lune. Tre lune. Proviamo così. Vai. Allora. È per uno. Tre. Tre meno tre. E allora non è come... Secondo me un... Allora, scusate, mi sono perso. Stiamo cercando di capire... Allora, le palene hanno delle, dei simboli, vedi? Okay. Occhi, luna, teschio. Okay. Qua, per esempio, è l'unica che ci sono tutte e tre. Ok. E se dovessi... Però le altre due sono smezzate. Solo quelle... E qua ci sono delle operazioni da fare. Ok. Proviamo a contare le metà. Cosa vuol dire? Mezza farfalla vale mezza. Ok, allora sono due occhi. Più uno. Quindi tre. No, sempre tre. Tre. E le lune? Il problema è che delle lune ce n'è solo una che è a metà. Le altre sono intere. Ah, no, è vero. Questa. Aspetta. Sono due intere, una mezza. Qua ce n'è qualcuno. No, gli occhi sono due, Bea. Mi quelli sono... per mezzo non vanno contati. Perché di mezzo occhio ce n'è solo una. Proviamo a fare. Ma secondo me non è mezza, è solo mezza. Sono due occhi. È solo però. Piegata. Mm-hmm. Abbiamo due occhi. Due mezzo non si può. Vai. Sarebbe 3 meno uno. 2. 2 più 2, 4. 4. Okay, 2 meno 2, 0, non si può. Non è... No, 2 meno 2 fa 0. Allora, questa ha due occhi. Questa ha due occhi, sono 4. 4 lune, un teschio, un occhio, due lune. Ma non si capisce se devi guardare tutte e tre assieme o solo quello centrale. Devi provare. Ma che ci sono, serviranno qualcosa. Possiamo anche stare lì per defittare. O ce n'è qualcuna che non stiamo vedendo. Meglio dietro? Dietro a cosa? Qua. Ma così lo scatolone. No! Ma no! I drappeggi! Siamo dove eravamo prima. Però... Eppure se ti fa passare di lì un motivo ci sarà. Il buco, guarda, perché devi guardare il buco? Per non fare il giro scemo che stavo facendo io prima. Mi ricordi quelle con le lune, per favore? Le lune sono 8. Sono 8 le lune. Noi prima abbiamo contato 7 lune. Ricontiamole da capo. Basta. Hai testi? No, no, serio. 4 4 più 2 più le 2 di là. Sono 8, non 7. Vabbè. Poi 1 più 2, 3. 4, 5. 5 occhi, è giusto. E 2 teschi. Proviamo così. Quindi 8 meno 5, meno 5. Fa 3. 2 più 5 fa 7. 5 meno 2 fa 3. Evviva! Wow, non sappiamo sbagliato. Contare. 4. No, il buco che cercavi. Il buco, l'altro del gioco. Liquido verde. Sì, dopo il cerchio questo non è niente. Sì, ma lui infila le mani così. Sì.
ovunque. Ci saranno anche degli questo scariche. Infilare le mani vorrà dire qualcosa, sì. Le cose schifose. Penso se è dall'altra parte del buco ci fosse qualcosa che lo morde. Secondi. Oh. Viva! Cos'era? Scusa. Ti do qualcosa perché. Anch'io. Ma molto vicini. Dov'è loro? Questi si sono avvicinati. Questo è mannequin. Sì. Ed è chiaro. Ma c'erano anche prima. Gli altri no, perché hanno le teste. Prima. Non era proprio così. Poi non mi ricordo. Mi sembra che non era neanche quello il corridoio. Ok, adesso bisogna leggere. Harry scappa da Scott. A noi ci interessa Scott. Harry scappa da Scott. Si nasconde, sono entrato. È corso a ovest. Quindi è dal lato opposto di Scott. Sull'altro lato. Ma ecco che arriva Mildred che ignota. Che con ignota iniziativa Scott è sdraiato a faccia in giù. Non la vede mentre arriva. Penso sia di un secondo me è sotto. Secondo me è sull'otto. No. Io uno ancora. Sei. Provali tutti. Visto che il gioco ma così lo... non vale. Se il gioco te lo permette, vale. Intanto dietro la carta da parati non c'è più. Prima c'era la carta con la crepa, adesso c'è la grata dietro. Esatto. E c'era una grata vicino al tavolo. Quindi le stanze cambiano man mano che ti sposti. Eh sì, man mano. Quindi che... adesso si è aperto la S. Io nel dubbio salvo. Sì. Ma mangiamo. Ma c'è cibo? Sì, sì, lo è appena arrivato. Vogliamo pausare? Sì, dai, 20 minuti. Dai, apriamo rimane. S. Ah, ti apri S, dai. E ma S è il piano di sotto. Sì, infatti. Ma non, quindi non si riposta. Chi? E non ho. No. Perché crepava? Perché ci detto si che stava togliendo. Era un... Ah, si stava togliendo. Sì, però il fatto che si rompesse proprio di dietro, dove tu in teoria dovevi. Dovevi dov'era? Oh. Questo non c'è. Ah, oh! C'è il déjà vu allora. Siamo noi che non l'abbiamo visto. Perché? Infatti, no, e infatti questo da è sopra. Anche quello che uccide prima quando lo incontra. Arrivando da sopra. Sì. Ma poi quel mosso non c'era prima. No. Il problema è che la cosa che mi preoccupa è che abbiamo visto tutto l'edificio praticamente. C'è solo una parte che non abbiamo visto. No, quindi sarà ora di incontrarlo. La S sta può stare anche per sotterraneo. No, erano le inizie sì. Dentro. Oh oh. Vai. 20. Già. 23 anni. Io non li spreco i colpi. Sì. No, devi scappare e basta. Ma almeno un paio di mazzate voglio darle. Dagliele allora. Ma nell'altro non è che dovevi. Non era che dovevi colpirlo un paio no, di. No, era volte. Tempo. E poi sì, mi sembra che un paio di colpi devi darle. Oh, però si fai prendere. Oh, tu li mira, tu i tuoi colpi. Basta, basta. Date più veloce di prima. Curate. Curate. Oh. Oh, guarda, ha spaccato tutto. No, shh, vai via. Corri, frate. Ti deve aprire quella porta lì. Oh. Oh. Dove? È più veloce, corri di... Corri, schiva. Adesso che devi correre, non corri, corri. È più veloce, corri di più. Quando c'è un problema devi prima accettare di averlo.
capire. E stai perdendo. Ma si è sbagliato. Devi fare il giro. Non avvicinarti. Se ne va. Ti apre la porta, se ne va. Perché è pesante il coso. Le sfide più dure si affrontano a stomaco pieno. Vabbè. Pausa cibo. Cibo pausa.
beautiful place she was talking about?
sorry. But you're a doctor. It's your job to heal people. How can you just let her die? Please, calm down. How long does she have? I'm afraid I'm not sure. That's
Eccoci tornati. Allora. Va bene. Ma noi possiamo uscire? No, no, aspetta un attimo. Allora fai veloce. Vado solo in bagno. Sì. Abbraccio. Un attimo io, dai, per favore. Aspetta, non faccio niente, voglio sostenere il giustico, paura che ti cade. Ma che cade? Tu cadi. Allora. Sì. Allora. Dai, facciamo un po' di guest chatting. Non c'è nessuno. Ma sì, sono quattro persone. Guarda. Ma chi? Sì, guarda, due su YouTube e due su Twitch. Uno sono io, l'altro no, sei non tu. Non è vero. Come fa ad essere tu non sei sulla tua live? Sì, qua c'è... L'ultima cosa che era aperta era quella. Lo sento. Vabbè. Allora. Vabbè, comunque ci sono due persone su Twitch allora. X. La sole TX è meglio o peggio della tua? Cos'è? La sua RTX è meglio o peggio della tua? Chi ha detto che lui ha la RTX? Detto lì. Dove? Lì so. Molto peggio. La sua è molto peggio. La nostra è molto meglio. Sì. Evviva! Diciamo, lui tiene tutto basso. No, guarda che non è neanche bruttissimo così. Ray tracing. Ma scusa, metti DLLS come l'altra volta e metti lo metti più basso, no? No, devo spostarmi. Il problema è che se io lo metto troppo basso... Qualità, metti qualità. È qualità. No, non qualità, scusa. Non... Il problema è che se io lo metto su ultra prestazione, vedi che mi fa delle granule. Guarda i capelli. Se metti su prestazioni? Se metto su prestazioni. Siete andati avanti, no? No, stiamo per andare in postazione. È lo stesso discorso, sono un po' meno. Oh. Metti bilanciata. Dimmi che non è abbastanza potente. No. Però... Dimmi come si vede Pina, un po' inquietante. Ma poi comunque non penso si vede. Quando non c'è Missia. Ma non me la metti bilanciato? Che bilanciato è una via di mezzo. Devo mettere una macchina. Sì, ora non stai guardando. Sto guardando.
già, questa è ancora un po' pesante. Cos'è mi sono scoglio? Che sono? Chi è? Così mi sembrava la meglio. Ah, oh, quella è uscita. Sì. Ci siamo? Tutti? Certo. Bene. Non è cambiato che siamo dall'altro lato. Bambini. Ah, con me l'altro giorno ho notato, guarda. Che si muove. Si muove come fosse un buco nero. Come se fosse liquido. Sì. Ah, ricordati di guardare bene, perché le foto magari sono ancora. C'è il... sì, ah no, qua c'è Woodside Apartment. Rompi tutti i finestrini. Tutti no, tanto si vede quando ci può. Ma per vandalizzare, non per. Sto tre ore. Bea si divertirebbe a giocare a GTA solo per andare per le strade. Infatti vuole giocare a GTA, ma non può. Va. Oh. Ah! Siamo già qua? Hey, it was you, wasn't it? You're the one who stepped on my hand. Maybe I did. What's a little girl like you doing here anyway? I don't know. What's a big dum-dum like you doing here anyway? Hey, that's not very nice. Didn't your parents teach you any manners? What you got there? None of your business. You didn't love Mary anyway. What? Hey, wait! How do you know her name? Che brutte queste transizioni. Comunque aspetta. Vado a prendere. È interessante. Perché il gioco fa più fatica quando siamo negli interni piuttosto che in città? Dovrebbe essere il contrario. Negli interni perché ci sono più dettagli. Ma gli esterni c'ha più roba lunga. È perché è sempre più ampio l'esterno, cioè l'interno di un luogo. Ok. È bello. Sembra il Valentino, amore. Sai il terrazzino quello là? Guarda che bello. Bea. Sì. Mi godrò la passeggiata. Una passeggiata nel parco. Non andrà. Una camicia. Una siringa. Secondo me è pulita. Ma per ora non è ancora morto, per nessuno in stiringa che si è infilato nel braccio. Qua è chiuso? Sì. Oh, ma quanto sta... Sembrava un calice.
Benvenuti a Silent Hill. Benvenuti anche a te. Una piccola località balneare immersa nella quiete. Siamo felici di avervi qui. Non c'è posto migliore per staccare la spina dalla routine e concedersi finalmente una vacanza rilassante. Il paesaggio montuoso, punteggiato da file di case rustiche e pittoresche, fa da sfondo al lago Toluca, che risponde di una miriade di incantevoli colori all'alba e al tramonto. Silent Hill vi regalerà emozioni e vi farà sentire in pace. Potreste starne certi, ogni momento trascorso sarà piacevole e rimarrà indelebile nei vostri cuori. Cuori? Indelebile di sicuro. Ah. Piacevole dipende dai punti di vista. Indelebile lo è stato anche per noi. Ti perdi. Patrick Chester, figlio di Edward, lottò e morì per la gente, la libertà e per il nostro futuro. La sua futuro. La sua memoria continua a vivere. Oh. Senza testa. Anche che vuole senza testa. Oh. Ma non c'era. Ah, qua dove? Quello vecchio non c'era anche una testa. Magari c'è, se gira. C'è diverse. Beh, mica è finito. Anche questi senza testa. Quanto fogliasci. Ho paura. Ho paura. Di che? Di lei. Nell'originale era qui. Appunto. Ho paura. Rubava il gelato. Non c'è un déjà vu, quindi vuol dire che adesso la devi beccare. O la devi beccare lì, mo che torni indietro. Vai al gazebo o lei lì. Capire. Sei tu o è un video? È un video. Mary? No. You're... not. Do I look like your girlfriend? No, my... late wife. Face, your voice, you could be. My name is Maria. I don't look like a ghost, do I? See? Warm. Sorry, I got confused. Hey, where are you going? I need to find Mary. Didn't you say she died? Yeah, 3 years ago. It's just, I got a letter from her. A letter? I know how it sounds. I don't. Hey, it's okay. So, what did the letter say? She said she was waiting for me in our special place. And that's here? Anyway, I haven't seen her. Is this your only special place? I don't know anymore. Sempre più dissociato. There was something. I can't quite. Hey. I think I might know. I mean, there's this one place. Not far from here. What kind of place? The kind two lovers might call special. I can show you if you want.
Unless you have somewhere else to be. Something else to do. Hey, easy there. I'm just messing with you. Come on. It's this way. You're coming with me? Can't you just tell me where it is? Wait. You're just gonna leave me here? Alone? With all these monsters around? No, I just... Is it because I remind you of her? You loved her, didn't you? Didn't you? All right, just... Come on. So it's okay. La luce dell'hotel. Incontra Marina. Ah, io seguo lei. Sì. Ma cos'è sta storia? Prova a superare. Lei deve fargli vedere, no? Oh. Non puoi, corre più veloce di te. Ma che vai di maratona. Vabbè. Ma in memoria delle 67 persone morte di malattia che riposano in fondo al lago. Perché in tutto questo c'era una peste. Pensa. Questa città. Ed è pur, c'è pure stato un incendio. Non so se mi irrita di più seguirti o farmi seguire. Sì, un attimo, si guarda. Sono come te. Ci verresti in questo parco? Sì. Anche questa senza te. La bambina però c'è una testa. Ah. L'hai detto? Niente, che non è. Le donne aperte. Esattamente. Ma poi cioè, adesso quella cosa se la beve ed era dentro il cesso. Bleh. Ma per questo qui questo exactly? Used to be kind of a special place for young couples in these parts. I think it's easier if I just show you. Non può, non è possibile che sta parlando dell'hotel. Perché l'hotel primo ci deve andare in barca, non è qua vicino. Secondo, James lo conosce l'hotel. Ma no, non potevo sparare. Credo parli di Eleven's Night. Inizio a stare antipatica questa. È appena arrivato. Ti seguirà per tutto il gioco. No. No, gran parte del gioco. E non cosa fai ti per dire? Qualcuno mi cerca, sto sistemando le tubature nella 107. Oh, c'è una tassa forte. Guarda caso. Giusto, ha ragione. Perché no?
c'era forse qualcos'altro da qui. Oh! Vedi? È fastidiosa. Guarda questa parte. No. Dove c'è il tavolo? C'è niente. Guarda altre camere. Il muro. Non so. Secondo me devi andare alla macchina. Cercare, ah, però. Sì, vai alla città. Però tu prova tutte le porte. Oh, la 106 si apre. This room. There's something wrong with it. I think we should leave. Oh, loosen up, James. Sure beats running around with those monsters out there. Cosa? I'm not so sure. Ma di tutte le cose che hai visto, te sei titubante di questa stanza. I buchi, le mani, i testi, le piramidi, il test. Cosa c'è che non va? Ma noi gliel'abbiamo detto il nostro nome? Sì. Mi ero perso un pezzo. Penso. No, mi sa di no. Perché lei ci ha chiamato per nome? Ma a me non mi sembra che gli abbiamo detto ciao, mi chiamo James. Cosa che non va questa stanza? Gli ricorda quella dove è morta me. Vabbè. Vai nella 7. Guarda se vedi differenze, cose stranette. A parte un po' sul muro rovinato lì. Chiusa. È una po'. Qua c'è un cappello. Un bidone, una TV. Non c'è niente di simile. Wow. È vero. Why did you do that? Boh, you era bello. E se gli punta la torcia, cioè... Vabbè, ma prendi. Madonna, mi sono spaventato per il palo che è invaso. E dov'è la testa? È quella col materasso. Ah. Che c'è il buco lì nella... Fai entrare. Ma entra, ma... io non so... Ah, c'è la porta chiusa. E può scavalcare. No, lei non può. Cioè... Oh, ah, ehi, Perché i suoi vestiti sono lì? Perché non li ha addosso lei? Perché, perché non è... E lei che cosa ha addosso? Ah, no, non è... E quello è il vestito della vecchia. Zia, guarda lì, 23 anni. Perché non indossi gli stessi vestiti di 23 anni fa? Guarda, tuoi. Sì. Guardarli, non basta. Guardarli e basta. Cambia. Guardali... Di più. I bagni non è che mi piacciono molto, eh? Aspetta. Mi guarda. E riprende. Che si rimette? Cristina Aguilera. Addirittura. È vero. Ah, già è vero. Ancora lì, eh. Il vetro di... E quindi voglio andato stavolta 1380. Ci andiamo adesso. Uno in meno, uno in più, tre in meno, uno in più. Allora, uno in meno di uno. Zero. Zero. Uno in più. Quattro. Cinque. Uno. Quindi? Zero. Zero. Sì. Vabbè. Sei tu quella che segna. Qua, qua c'è la penna. Io no, posso fare la mia vecchia maniera. Rubo il telefono. Guarda. Ma cosa fai? Rubi le cose della gente. Certo. Te li mette. Te l'avevo detto. Sure. E quindi? Mettolo! Non li metto. No. Sai che dobbiamo uscire adesso, sai? Ma dimmi, rileggi i numeri. Sì, eh. E va via. Oh, ah, cazzi suoi, li mette lui poi i numeri. 1380. No.
0 0 4 5 0 8 0 4 5 1 vieni. Oh, gli è sparito il vestito. Oh, piano. Ah. Chissà cosa troviamo. 0431. Secondo me... Allora, questo momento del gioco non è collegato nello specifico a un posto, a un livello. No, 8 chiaro? 5 0451. 0 4 5 1. Oh! Ma come ti permetti? Okay, I'm fine. James picchia la porta. Io ho detto muovo mica colpisci lei. Mi fa? Lui in un colpo solo. Tirogliene uno, vedi se ti può. Yeah. No, non posso trovare. Puoi uscire. Chiave di che? Boh, chiave con lo stivale. Chiave del cancello. Del motel jack. Cancello. Di un vabbè, qualcosa. Non c'è un cancello. Country. Può essere il cancello del parco, quello che pronuncio. Il cancello del parco si deve solo fare da tramite. C'è qualcosa di country, un luogo country, un locale country. Levens Night. Ma non è il country. E niente è country qui. Wait, James, it's the wrong way. From what? Non stiamo seguendo una strada. From what? Cioè, mi dice, oh, ti devo portare in un bosco. Sì. Portami. Cosa? Mi è spaventata. Ah, là, quel filo. Ma è una grappa, Francesco. Ma aspetta, sono sempre peggio. Ma uno ha in giro per strada. Sempre stato così. No. Ah sì, hai ragione. Ma questa non ti dà un aiuto. Ma che aiuto vuoi dare? Mi hai spaventata. Già tanto che non ha la borsetta. L'altra volta ce l'aveva, quindi... Credo che se ne siano andati. No, l'ho ucciso, non ce n'è andato. No, no, non ce n'è andato. From what? Vai. Ti prego, facci uno shot. James? Your wife? What was she like? Ma adesso me lo devi chiedere. Sorry, I'm not. That's fine. Why do you ask? Just curious. Adesso. I'm not sure I want to talk about it. Oh, come on. You said we looked alike. Secondo me parlano anche se... Ma perché parli sopra? She liked to play the piano. Le piaceva suonare il pianoforte. I'm not sure if you're really that much alike. Oh, I don't strike you as the pianist type. Let's just leave it. Sure, James. Vabbè. Beh, almeno mi tiene compagnia mentre camminiamo. The service entire. You know we're heading the wrong way, right? Yeah, I just bear with me, okay? Whatever you say, big man. Oh, Madonna, io te lo giuro. Niente, è irritante. Molto fastidio. Però in modo positivo.
Anche di là puoi passare. Ma io sto guardando. No! Io non ho letto. Neanche io. Magari avvisami la prossima volta. Ah, qua? Dietrati. Ma da dove è uscito? Ma perché? È tutta la magia. Ma no. Oh! Oh! Ah. Vabbè, adesso. Basta. No. Guarda. Magari è vita. Come? Magari te ne vai da lì, che è meglio. Mettiamo da di qua. No! Vabbè, vai qua. Basta. Oggi non infierisci come l'altra volta. Qua c'era di tubo. Aspetta, abbiamo preso la leva del martinetto da garage. Ma non è la strada giusta. Eppure stiamo trovando un sacco di cose utili. Infatti. Ma cos'è che ha detto? Ne arrivano altre di quelle cose. Oh, bullying. Non sarà già lì. Bullying. Allora, comunque con i proiettili sto facendo una perfect run, eh? Ah, vedi, non te la dico. You know, you can wait outside if you want. I'll just... Va bene. Why would I want to wait outside? I thought you might. Ti decidi. Ma secondo me che lui è bloccato in un punto dove lei Quindi vieni. Sei convinto? Pensa che era il contrario nell'originale. Diceva: ti aspetto qui, io odio il bullying. Ma perché? Ma boh. Ah, devo sovrascrivere. Vabbè. Qua c'erano Eddie e Laura. Non ci sono. Infatti qua c'è la pizza. Deixa. This town's full of monsters. We could just sit here and eat pizza. Eddie. Oh, ma c'è una volta dove i mannequin non ci hanno fatto paura? No. No, forse all'inizio, poi da un certo punto, quando all'inizio... Sono sempre messi in punti che non te l'aspetti. Ah, da quando quello si è nascosto dietro il muro. Te lo dico io, è stato tutto da lì. Questa porta non c'era. Questa zona è più grossa, quindi. Maria? Il camper. Jesse. Sì. Qua c'è la società storica. Ah. È lui.
Oh, su di lei! È lei che fa così. Non è più Dudu, è Uru. Cosa? Ma c'è pure la colpa di... Cosa detto? Ha detto niente al sicuro con te in giro, giusto? Ma cioè, ma scusa. Là, guarda che sto posto ho creato io. La mia mente. Hey, I'm all for taking the scenic route, but we're not getting any closer to where we want to be. Vabbè. This road actually leads out of town. I know, I just... I felt that maybe she could be around here somewhere. Did you know? No, io voglio controllare tutto. Locked. Yeah, it's been for a while. You know what's in there? I'm not sure. I'm not even sure when was the last time anyone's been inside. Bello che ti incuriosisce, però. Lì ci vai dopo l'ospedale. Ti convinto? Sì, tanto sarà. Boh. No, 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 andiamo, andiamo, voglio vedere. Voglio vedere. Ti esce un altro achievement come l'altra volta. Provo ad andare via. Provo a scappare. Non è fatto. Ma c'è di che? No, è la... Oh, God. Visto? Did the monsters get him? Oh, ha fatto bene a me. Maybe. It doesn't make much difference now. Andarmene del resto. Andarmene solo. Del resto. Oh! Ma cosa? Ma in alto? Va bene. Non c'eri. No. Non si fa per terra poi allora, scusa. Non c'era. Appunto. Allora, nell'originale, quando passi in questo punto, a volte può succedere che tu li vedi arrivare. Ma cosa vuol dire arrivare? Li vedi proprio lanciati. Tu li vedi... Ah, da fuori! Sì, okay. Sì. Si presume sia Pyramid Dead. Che però... Non lo so. Che strano. E niente, vedo cosa. Silent Hill questa, Bea. Vedi cosa, Silent Hill? Io vedo ombre. Cos'è se resti? Posso andarmene solo se resto. Posso andarmene solo... Posso andarmene se resto. C'è una casa. Ma è la società. Ah. Perciò la società puoi darci. Sì, perché poi... Anche qua non c'era. No, questo c'era. Io mi ricordo che te li lancio. Per ridere da fuori. No, non lo vedi che li lancia. No, lo vedi. Vedi che... No, lo vedi. Va bene, sì. Che non arrivano. Esiste il modello di Pyramid Head che li lancia, però. No, vedi che arrivano. Ah, ok. Hai detto che li lancia... Beh, madonna. La tua proporzione di grammatica sembrava... è molto fiera di te, vero? Io pensavo piovevano. Mi porti la mia coca. Ma... chiuso. Ma cosa, non c'è niente? Abbiamo trovato un bordello di roba. Deja vu. Lì ci andavamo. Che cos'è? Niente, solo un déjà vu. Ma che cos'è questo? Non so. A me sembra l'uscita dell'Evans Night. Sì.
Questi déjà vu hanno un senso storico, secondo te? Sì. O sono così? No. Come se fosse un ciclo infinito, come se in realtà questo fosse Silent Hill 2-2. Sì, ma non devi fare così. No, è orribile! Ma no, no. Ma perché scoppio di terra? No, è proprio perché non si è mosso che mi ha fatto paura. Ma morto! Ma cosa fa? È morto! No, è diventato per niente. Guarda. Boh, me lo porta in giro. Maria, porta! Guizza. Ah, però queste cose ci siamo, eh. Muore o muore? Allora era buggato. Ma l'ho messo lì per sbaglio nel gioco. Secondo me faceva parte del foliage. Sarà lo short bello. Quattro persone che si mettono a urlare per una cosa che sta ferma. Per questo non urli che si muove. No, però vieni, beh. Oh! Vieni! No, no. Ah! Iau! Ma correva più veloce, oh. Mi incastrato di fai. Senti che... Apposta. Ma secondo me James aveva bisogno. Un proiettile per arrivare al centro, al centro lo vuoi se. Nel culo, nel culo. Hai ragione. Che posizione. Perfetto. Era doveroso. E... Dove che vado, Maria? Dietro. Dietro. Devi fare tutta la città. Fatta tutta. Che tutta? Sì. Questa è la città. Tutte le vie. Tutti. Siamo già passati. Tutti lo, non lo so. Siamo entrati prima. No, sembrava aperto. Sì, siamo entrati prima, era chiuso. Siamo entrati prima nel cortile. Questo è il motel. Dobbiamo andare là. Guarda. Pizza. Oh, che sono. Ci sono le munizioni nella macchina della polizia. Voce meme di James. Mary? Dito vale in chat. Ah! Eccoci. Ma perché un po' tattico? Ma dove? Yeah, it's fine. Give me a minute. Sembra sua mamma. Sì. Hey! Oh. You okay in there? Sono appena entrato! Mi fai entrare! Io la intitolerei una compilation di meme dove Achille odia Maria. Maria. I licenziamenti di massa all'ospedale Brookhaven minacciano il futuro dell'istituzione. I licenziamenti di cui avevamo parlato il mese scorso continuano. Sono state dimesse più di 10 persone. Il che ha ridotto il personale dell'ospedale di oltre la metà, in assenza di miglioramenti, anche i pazienti saranno a rischio per la carenza di personale. La storia dell'ospedale Brookhaven è secolare. Fu fondato nel 1810, quando un'epidemia mortale si abbatté sull'area di Silent Hill. Da allora ha sempre prestato aiuto agli abitanti della città, tuttavia, sempre più persone hanno dichiarato che la presenza di un ospedale psichiatrico nel cuore della città ha un impatto negativo sulla comunità del posto. Impatto negativo. Gli abitanti temono infatti che possa ripetersi un incidente avvenuto 2 anni fa.
Cioè? Tutta quella gente magari che vede in giro. Un'idea ce l'ho io. Hey, did you just leave me there? Ah! Foto. Made it, ce l'ho fatta. Ma cos'è un termosifone? Termosifone. Allora non è la combinazione. Ma come è entrato? Da lì che le ho aperto. Mi ha aperto la porta. Cale! Quante cose. Non so se è un buon segno. Ah no, non è una scala. Di decente, come fossimo al supermercato. Mi dici che è la strada sbagliata? In teoria di là dovrebbe essere. No, nell'originale tu. Di qua era. Non lo so, vediamo. No, ma scusa, è la chiave di un cancello, quindi probabilmente per passare a un altro lato della città dovrai trovare un cazzo di cancello dove tu hai un passaggio. Ma sono già dall'altro lato della città io. Ma adesso dove vai? Boh, di là è sbagliata la strada, dice Maria. Ma gira a destra. Chiuso lì. Può aprire un attimo la mappa? Ho appena aperto. Oh, qua è chiuso, qua è chiuso. Qui è chiuso, qui è chiuso. Dove rientrare di nuovo nel parco e fai il giro largo? È il cancello del parco di prima, se non riuscivo a entrare. Perché ti fa uscire da qua. Ma noi ci siamo entrati. Non hai alternativi. Ma puoi andare dritto in fondo su. Siamo già andati. Andati. Allora vai al parco, basta. È l'unico posto dove puoi andare. A meno che non trovi un cuniculo. Cuniculo. Due cortili comunicanti. Cortili comunicanti. Stavo venendo in mente Luna Park, onestamente, con i conigli rosa, se devo dire la verità. Sarebbe un bel easter egg in un coniglio rosa che punta. Ah. Questo non l'abbiamo trovato. Vittima di una persecuzione da parte dei Kni. Non si sa. Jenny e Carol viveva con orgoglio e onore. Ciò che è successo qui non sarà mai dimenticato. Cioè praticamente... Cioè sono un po' di tragedie che posso. Questa però la testa state, per non dimenticare. Qua ci trovavi qualcosa. Sì, scavavi e c'era la chiave per la successiva. Ah. Altro a fare. Io cancelli chiusi non mi ricordo. Poi abbiamo io e lei. Non ci siamo passati. Sì, non avevo visto la parte. Vedi, vai troppo. Maria! Dai! Dimmi qualcosa. Destra, vai prova ad andare di qua. Forse devi passare da dove siamo arrivati. Così lontano da casa. Una sedia con tavole e impronte digitali. Impronte e basta. L'altra foto aveva la veglia. Sì, ma ogni foto è segnata con un... Sì, ne abbiamo altre due, abbiamo... Abbiamo tipo 6 o 5. Gli altri numeri quali sono? Una era forse 7, 24, 7.
Vabbè. Collina silenziosa di qua. Maria è proprio una zecca, Dio santo. Zecca. Bello, zecca, mi piace come interpretazione. No, o c'è qualcosa ancora nel motel? Che devi passare e poi ti farà magari uscire dalla via. Allora, dato che hai una chiave di un cancello, l'unica è che devi trovare un cancello per passare qua in mezzo. Un salvataggio sto con la mano. Lo so. Qua? Ma io l'avevo detto già prima. No, sono andato. Sono state due ore senza che diceva di venire qua. Ok. Ci siamo. Vai che ce l'abbiamo fatta. Oh, servono le scorte. Ma non c'era niente. Ma non si sa. Misha. Ci sono. Sono nella mente di Jem. Jem. James Pecor. Pip. Una candela, bicchieri rotti, una specie di disegno, liquido strano. Chiama un... Guarda che bella la scimmia. Oh, carino! Che posto. Dai, qui. No, qui qualcosa bisogna fare. Qualcosa sì. Is everything all right? It's just this place. Okay, io sono depresso, dai, andiamo. I'm not sure why. You ever been inside? I'm not sure. It does feel familiar somehow, like a bad memory. It's nothing really. Vabbè. Ok. Perché sta ferma lì? Perché è sciao. Ah. Mi piacciono le vetrine. No, guardo tutti gli edifici. Guardati, scusa, un po' intorno agli edifici anche in alto, giusto per capire quello che edificio è. Un edificio. No. James. Three years. That's a long time. Già. Sì. What will you tell her if when you find her? I love her. Oh, then. Lucky her. What's that supposed to mean? Nothing. Like I said, 3 years is a long time. Distrarlo. La strada la sa. No. No. Però è molto piacevole passeggiare in giro, anche se non c'è niente da fare. Sì. Ora sì che c'è. Oh, c'è un motore acceso. Ah, è la macchina col tubo. Ok. Oh,
here. Well, it is. So, what now? Now we look for another way. Hey. Sì, adesso prendiamo il tubo. La pipa ritorna! La pipa. Vai. No, via. Pronto il bene. Oh, aspetta, devo girarmi un attimo, devo guardare. Sì. È un'esperienza interattiva, veramente. 8D. Aia! Ma dov'è? Prendolo! Vorrei guardare un po' meglio il posto, però io odio girare così. Dov'è? Maria! Ma il pippa è proprio cattivo! C'è la pipa! Pippalo, pippa! Ma quanto è sceso dalla fine? Sono tutti qua! Sì, sono tra di loro! Giocano a nascondino, sti stronzi! Pippala! No! Oh mio Dio! Tornando io non posso guardare la mappa. Questo perché? Tua sorella. Drappi, drappi. Pinghelo! Ma da solo! Non aiuta! Lo prendetevela con lui! Maledetti! Ma proprio uno sterco! Porca puttana, James! No! Berle proprio! Dov'è quell'altra? Da quella parte! Ma dov'è andata? Di là, di là! Dai, io voglio guardarlo bene sto posto, no, non mi piace! Ti rimane a combatterli, oh. Perché? Lei è tranquilla. Ma la gonna! Torna indietro, no. Bravi. Ce l'abbiamo fatta. Oh. Alla fine. Notte del paradiso. Ci ha portato dove voleva lei. Notte del paradiso. Lei non viene. Come non lo apre lei il posto? Parla onnipresente anche lì. E bisogna girarti. Adesso la via da farlo.
Ma questo posto ormai lo conosci. Non c'è Luca. Veringa. Quella boh è andata. Pronti a stracciare. No, c'è scritto ready to kill it. Ma magari è un modo di dire anglosassone per intendere quello. Ok. Però questa è la classica. Tipo pronti a farlo fuori. Ok, però non va tradotto. C'è un motivo stato dato kill it. Stracciare non è kill it. Vorrei dell'acqua, la sigaretta, la cinica e boh. È un cuscino. Oh! Questo ha chiuso. Ha chiuso. Il tuo camerino, mica puoi entrarci. Maria? Hello? Vai avanti. Ma dove sei? Ah, lei è salito tipo sul palco. Ah. Che fa balla. Oh. Però queste gambe così fanno paura. C'è mezzo mannequin. Dov'è? Non c'è nessun cosciente. Vabbè. Devo essere vecchia. Maria? What? Oh, come on, don't give me that look. I was just kidding. What is this? Is this a special place you met? Don't be silly. Just have to go through and out the front. Then again. Now that we're here, can't we stay? Just for a little while? No. Catch our breath before we head back out there? I don't have time to take a break. Mary could be out there, waiting for me. I know. It's just... this place is... whole thing, it's like a nightmare. I just wanted to get away from it even for a second. I'm sorry. No, it's fine. Sorry, I didn't mean to. I guess this place is getting to me too. Occhio liscio, giusto? Am I crazy? Prima hai detto di no. Hai qualche problema? Crazy is one word for it, I guess. And I can think of another. What's that? Hopeful. That's a nicer way of putting it. Here. What are you doing? Something to take the edge off. Ma scusa, quanto tempo è l'acqua di aperto? Senti, questo prende le siringhe in giro. Sì, no. Le mette nei gesti. No, non penso sia peggio. You sure?
be that way. Here's to... La speranza che non muore mai. You should probably get going. Bye. Ready when you are. Interessante. Guarda che luci. Oggetti smarriti. Chiali. Un anello. No, proprio. Non è un anello, è un... Mi sembra... È piccolo. Poi un capelli. The Fifth River. La po... Una cosa. Abbiamo visto una delle ultime foto che abbiamo preso. Era un tavolino con delle impronte di mano. Ah, adesso ci sono io qui. Quella sei tu. Vorresti che lo fosse. Che palle. Secondo me lei è dei pesci. Ha dei pesci. E lei è dei pesci. Ma cos'è? È una gamba. Ah, è una gamba, ok. Pensavo fosse una gamba. Una spalla. No, sì. Ma con le mani che ti grava. Adesso. Che ti sposa. Dai. Idiota. Come on! Mi sono in una serie di shorts. Sì, la odia. La odia. Io e Manny che mi ho paura anche qui. Bene, fammi vedere, dai. Non sto andando troppo lento. Però. Perché mi piace guardare tutto, anche i vicoli che so che sono chiusi. Perché parla come se sapesse già cosa dovesse succedere. Perché lei sa tutto. Ehi! Ma questo non l'ho fatto ancora. Non voleva farti prendere i proiettili. Ma tre proiettili o tre scatole di proiettili? Beh, la scatola che ha preso è uno. Mm.
finito. No. Ma è chiuso. Tutti là. Ah, sono arrivato. Ma sempre in mezzo. Okay. Look, we're on the other side of that chasm. See. Some detour. Hey, at least we're here. Here meaning where exactly? Bea, stai trovando più interessanti le passeggiate nella nebbia a Silent Hill, chiacchierate così, o il giro in barca con Kratos Atreus e il mio? Cosa dici? Non sai neanche di cosa. Sì, come no? Dovresti giocare in 42. They're coming. Stanno arrivando. Sì. Nemesis. Questo qui è più, cioè i giri così sono più rilassanti. Le storie. It was here. It was here. Ero qui. La canzone di Beyoncé. Grazie Beyoncé. Per essere presente anche qui. Farci la grazia. Non esiste. Però le storie di Kratos sono divertenti. Parchetto Moonlight. Io non credo, eh. Ah, no. Fa vedere che c'ha un po' di porta almeno. Ma. Oh. Ma perché non resta aperto? Non ci credo manco morto. O che magari. E se è ancora là? No, è che teneva il braccio. Il braccio se non si chiudeva. È passato tutto su questo braccio. That's it. The garden. There's a bit more to it than that. If you say so. I don't think I've been here before. Un accenno di sole. She's just around the corner. She? Kind of a local legend. Tells of a woman who was cast out, sentenced to die on an island out on the lake. There was a man in town who fell madly in love with her. And every night, he would sneak out, row across the lake, bringing her food and company. And every night she would stand there on the shore holding a lit candle to help him find his way. But this one night a terrible storm broke out, caught him out in the open, and it blew out the candle. Even in darkness, the man would not give up. He would not turn back. So he fought against the raging waters until finally the lake took him. They say even then, the woman never lost hope. She kept coming out at night, kept lighting the candle to bring her beloved home, to lead him to shore. Not sure how much truth there is to it. It's probably just a fairy tale.
but she's become something of a local saint. Patron of undying love. Hence this place. She's not here. What? She's not here. And why would she be? I don't even remember this place. This was a mistake. I shouldn't have come here. Hey. It's okay. There's plenty of other places to look. We can still... Come on. Molto interessante. Carità. Non lo so. Forse corre, Laura. Lei adesso? Eh? Adesso lei corre. Prima no. I think it came from inside the theater. Questo è un teatro. Drappo. Io l'ho visto. Maybe you better wait here. Okay. Not much of a movie fan anyway. James? Yeah. Be careful in there. Yeah. E magari non mi parli mentre sto passando sui vetri. Eddie e Laura. You should have seen your face. I told you, it was this big rat. It jumped right at me from under the seat. You would have screamed too if you saw it. Guts, fatso. Hey. What are you doing? Did you hear that too? Quindi adesso non sono più l'uli, ma sono anche Cino. E Cino. James, we met back at the apartment building. Yeah, I remember.
I see that you didn't make it out yet. Yeah. I just didn't get around to it yet. At least you got your appetite back. Are you alone here, Eddie? No. Well, that's probably just Laura messing around. The little girl? Laura, is that her name? That's what she said. I'm gonna go look for her. You coming? Now you want me to come with you? Never mind. Who is that girl, anyway? I don't know. All I know is her name. I swear. Didn't you want to go after her? Better hurry. Laura can be pretty quick when she wants to. Suit yourself. Vado, vado. Aspetta, ho visto. Laura! Drappo con qualcosa sotto. Un telo. Drappo il telo, voglio sta cosa. Ah sì? Che c'era il vento. Fatto. Cavolo, se guarda nel coso del dove c'era le tendine rosse. Puoi guardare là. C'era una, aspetta, torno indietro. Adesso. Guarda là che c'è una scala con davanti. C'è il coso bianco. Ah, qui. Così finiva. C'è mai niente in sti cassetti? Cosa me li fai aprire? Per divertimento, sei tu che continui ad aprire. No, per perdita di tempo. Così? Maria? Maria? Is she a little girl? Yeah, I tried to stop her, but she went that way. We can still catch her. Mappalo. James, look.
May we? That's a button. Drappo. One. No, ok. È finita qua per stasera. No, c'è il salvataggio da aggiungere. E dove c'è? Where did she go? I don't know. Let's look around. Dottor Atkins. Sei proprio cattivo, eh? Bom. Il fogliaggio, sì, ha preso vita contro la finestra. Bene. Intenso. Inizia a farsi letto. Sono curioso di vedere le infermiere. Le infermiere. Bene. Qui da James, qui da Maria, qui da Angela, Eddie, Laura, tutti. Ciao. Ciao. Ciao.